Assunzione Maria. Questa mattina è stata celebrata Santa Barbara, Santa Patrona dei Vigili del Fuoco. Sì, oggi come ogni anno l'8 dicembre festeggiamo Santa Barbara, la festa per stare tutti assieme con le famiglie, visto che durante l'anno siamo più impegnati a fare interventi che stare con le nostre famiglie. È una Santa Barbara anche particolare, perché quest'anno, poi 2 gennaio del 2019, sarà 60 anni che i colleghi di cui ci abbiamo il monumento qui alle mie spalle sono periti nell'incidente del passaggio livello a Favria mentre si recavano su un intervento a Barbania. E come tutti gli anni verranno ricordati il 2 gennaio stesso? Sì, sì, certo, il 2 gennaio quest'anno faremo la messa alle 17:30-18, abbiamo sentito un attimino il Don che ci dia l'ora esatta presso la chiesa di San Giacomo, e alle 20 faremo il solito corteo e andremo al monumento vicino al passaggio livello per onorare i nostri eroi. L'assessore Pentenero questa mattina ha dato notizia che è stato deliberato un contributo ai comuni per i vigili del fuoco. È una bella notizia perché c'è sempre bisogno di risorse. Sì, è un'ottima notizia, devo dire, anche perché sia noi che i colleghi permanenti siamo in una situazione non molto bella, anche perché lo Stato... Siamo belli quando capitano i disastri, perché viva i vigili del fuoco, ma poi per finanziamenti o mezzi o personale scarseggiamo un pochettino. E i mezzi e le attrezzature sono di grande importanza, anche perché è un lavoro rischioso oltretutto. Eh sì, i mezzi e le attrezzature sono la cosa essenziale del nostro lavoro, perché se non abbiamo i mezzi e le attrezzature non possiamo intervenire e aiutare la popolazione che ha bisogno. Tanti volontari e anche alcuni nuovi. Sì, diciamo che quest'anno abbiamo 3 ragazzi nuovi che sono entrati e quindi adesso siamo arrivati a 21 unità, e quindi più gente arriva, più colleghi arrivano e più riusciamo a garantire meglio il servizio alla popolazione. Questa mattina qua a Rivarolo ha dato una bella notizia, che è stato deliberato un contributo ai comuni che ospitano i distaccamenti dei Vigili del Fuoco. Ieri è stato deliberato dalla Giunta, presieduta da Sergio Chiamparino, un contributo di 1 milione di euro per i vigili volontari, per i comuni sedi di distaccamento di vigili volontari. E questa era un'attenzione che tutto il Consiglio regionale, insieme alla Giunta, da tempo volevamo dare come segnale, appunto, di attenzione nel confronto dei Vigili del Fuoco della nostra regione, che finalmente ieri si è concretizzato. E felice di aver potuto portare la notizia oggi in occasione di festa, in occasione della festa di Santa Barbara, che davvero è un onore per poter essere qui, è un onore poter ringraziare direttamente i vigili per il lavoro che svolgono a fianco delle nostre comunità in un territorio importante come quello di Rivarolo, dei comuni che gravitano intorno alla città di Rivarolo, e credo davvero si debba dare loro tutta l'attenzione necessaria, perché ovviamente la passione, ovviamente la sensibilità che loro dimostrano, ha bisogno però di avere risorse per mantenere viva la loro attività quotidiana.
siamo.